Al termine di una partita povera di occasioni, la Torrese a spuntarla sul Delfino Flacco Porto per via della rete di bomber Francesco Maio al minuto 23. Riavvolgendo i nastri al quarto minuto, Chiacchiarelli testa i riflessi di falso, bolide che il forte portiere portuale riesce a disinnescare in corner. A 23esimo passa la Torrese, cross di Dorazio, sponda di Casimirri per Maio che non può sbagliare e sigla il 14esimo gol stagionale. Sorbito il gol dello svantaggio, il Delfino ci prova prima con Rucci che per poco non fa centro dagli sviluppi di un corner, poi con Teraschi che si incune in area e viene steso da un contatto dubbio con Dorazio, proteste vibranti dei portuali, ma Moser della sezione di Trento lascia proseguire. Nel finale di tempo, attimi di apprensione per lo scontro testa a testa tra Stacchiotti e Ligoschi, con il primo che alla peggio resta qualche minuto privo di sensi per poi riprendersi subito dopo. Nella ripresa, complice le defezioni di Ligoschi e Saltarin, per i portuali si fa molto più difficile e la frazione non decolla. Lambiase al 61esimo sibila il palo, mentre la punizione nei minuti antistanti, il 90esimo di Marzucco non trova l'angolo giusto. Nel finale Torbidone fallisce un penalty, ma non c'è più tempo. La Torrese sbanca Pescara e continua la rincorsa verso il Chieti. Mister Guglielmo Bonati, una partita condizionata forse dalle defezioni nel finale di primo tempo, una partita, possiamo dire, la scialba di emozioni che però potete portarvela a casa, forse un pizzico di fortuna vi avrebbe aiutati. Ma probabilmente per il commento della partita hai ragione, che in questo momento per noi non è stata scialba di emozioni, perché purtroppo sono state tante emozioni, tutte negative. E il risultato è l'ultima emozione negativa di tutte queste emozioni. Purtroppo abbiamo avuto tanti, tanti problemi oggi, a partire da Rucci, a partire da Ligoschi, Saltarin, D'Incecco, quindi in questo momento un po' la partita forse non me la ricordo nemmeno bene come è stata. Non è sembrata scialba, anche perché con la Torrese eravamo in 10 gli ultimi 20 minuti, abbiamo tirato una punizione al limite al 92esimo. Ci è stato tolto qualcosa per l'ennesima settimana, c'è un rigore su Teraschi importante, però non mi va oggi di parlare dell'arbitro perché purtroppo devo pensare ai miei ragazzi che escono distrutti da questa partita, fisicamente e psicologicamente. È una partita che probabilmente ci condanna a un proseguo di campionato che non meritavamo. Avremo problemi, secondo me ne perderemo parecchie. Però proveremo a non mollare, perché oggi veramente il destino ha voluto questo. Siamo qui con mister Cristofani. Allora mister, una partita sofferta, un 2-0 in un campo difficilissimo, ce l'avevi detto insomma nel pre-match, una partita difficilissima, l'avete spuntata, era questo l'importante? Assolutamente sì, sapevamo che oggi la partita sarebbe stata, come poi è avvenuta, partita difficile, squadra scorbutica, che ha dimostrato tutto il suo valore. Siamo riusciti a sbloccare la partita nel primo tempo, dopodiché il secondo tempo ci siamo un attimo riorganizzati vista l'uscita di Stacchiotti, ho dovuto mettere Maio centravanti, difensore centrale, loro hanno avuto diverse defezioni di giocatori importanti, la partita è un po' scivolata via senza grossi episodi e abbiamo sbagliato anche il rigore che poteva chiudere la partita, ma ormai a giochi fatti. Quindi possiamo dire che la partita è stata scialba anche per via di queste defezioni? Ne sei comunque, lo confermi questa cosa? Sì, sì, assolutamente sì. Il Delfino, al momento in cui ha perso i giocatori più importanti, sicuramente è scesa un po' di intensità la gara. Per noi è stato più facile portare a casa il risultato. Ripeto, partita difficilissima su un campo dove sapevamo che loro fanno del loro campo, come d'altronde noi stessi, fanno il loro punto di forza.